Andiamo subito a Bari, dove ci aspetta Don Mimmo Minafra, parroco della Trasfigurazione a Bitritto. Oh, che c'hai Don Mimmo? Che ci hai portato stamattina? Buongiorno e buon San Nicola a tutti. Allora, vorrei invitarvi a colazione. Preferite salato o dolce? Perché qui la tradizione è che si mangi o la focaccia oppure il cioccolato caldo, perché San Nicola è portatore di dolcezza e quindi la cioccolata è proprio il simbolo di questa festa. Comunque io appoggio la colazione. Io comunque scelgo la focaccia, scegliete. Se posso scegliere. C'è anche una Domingo. Variante che sono... Va bene, allora te la conservo. E allora, una bellissima festa quella di oggi. Abbiamo iniziato alle 4. Avete iniziato prestissimo, perché c'è una tradizione da voi, Don Mimmo, che è quella di andare a trovare il santo molto presto alle prime ore del mattino. Ed è una tradizione che, se comincia presto al mattino, poi non solo continua durante la giornata, ma viene anche preparata nei giorni precedenti. Raccontaci tutto. Allora, addirittura nei mesi precedenti viene preparata, perché la festa di dicembre viene preceduta da 9 mercoledì, per cui il primo mercoledì di ottobre possiamo dire che è il primo giorno di questa novena prolungata, che finisce appunto con il mercoledì che precede il 6 dicembre e quindi poi il 6 dicembre è la grande festa. Vi assicuro che stamattina c'era un mare di gente e praticamente i baresi non dormono, possiamo così dire, la notte tra il 5 e il 6 dicembre. Ed è il precetto natalizio dei baresi, se così vogliamo dire, perché San Nicola davvero apre le porte al Natale. Stiamo vedendo, Don Mimmo, delle immagini che ci mostrano delle fiaccole proprio davanti alla basilica dove ti trovi tu, perché noi non l'abbiamo detto. Tu sei proprio davanti alla Basilica di San Nicola a Bari, quella che vediamo alle tue spalle è la Basilica. Sì. Ci salutiamo solo per un attimo, Don Mimmo, andiamo in pubblicità. Dopo la pubblicità raccontiamo non solo della devozione di tutti a San Nicola, considerato tra l'altro Babbo Natale per un miracolo fatto a dei bambini, ma anche della tua, nello specifico, proprio con il santo. Ci vediamo dopo la pubblicità, rimani lì e non prendere freddo. Ci avviciniamo al Natale, ma soprattutto oggi festeggiamo San Nicola. Lo stiamo facendo con Don Mimmo Minafra, che è collegato con noi da Bari. Tra l'altro vedo che dietro di te, in fondo, insomma lì davanti alla chiesa, si intravede proprio la figura di San Nicola, figura che ci porta proprio al Natale. Senti le campane, Don Mimmo! Infatti c'è questo scampanio festoso che ci saluta. E allora, oggi davvero possiamo dire che a Bari inizia il lungo Natale, che comincia con la festa di San Nicola e finisce il 2 febbraio con la festa della Candelora. Per cui è un lungo Natale il nostro. Don Mimmo, un Natale che è iniziato già in anticipo per te, perché noi in realtà ti abbiamo chiesto di essere nostro ospite perché tu hai un legame particolare con San Nicola. L'abbiamo detto, sei parroco a Bitritto della Trasfigurazione, ma perché tu vieni a parlarci di San Nicola? Qual è il tuo legame con San Nicola, che tra l'altro risale all'alba dei tempi, di quando eri solo un piccolo Mimmo? Esatto, esatto. Ero un bambino e, come tutti i bambini baresi, che sono affascinati dalla figura paterna e protettiva di San Nicola, anch'io mi sono lasciato affascinare da questo papà buono. E quindi posso dire di aver avuto la possibilità di passare, di trascorrere anche alcuni momenti della mia infanzia con i padri domenicani. E quindi questa vicinanza con loro mi ha dato la possibilità di poter essere il vestitore ufficiale della statua lignea di San Nicola. A proposito di vestiti, di indossare abiti, Don Mimmo, noi conosciamo, i bambini conoscono naturalmente Babbo Natale, ma non tutti sanno che Babbo Natale trae le sue origini proprio dalla figura di San Nicola. Come mai? Ci racconti? Eh sì, Santa Claus. Allora, si racconta, c'è una leggenda, che San Nicola, andando al concilio di Nicea, si fermò in un'osteria e l'oste era cattivo e uccise 3 bambini e li mise in salamoia.
San Nicola fu illuminato e comprese che quest'oste era cattivo. E così disse: portami della carne salata. E lui, mentre andava, lo seguì l'oste e lo portò davanti a questa tinozza dove erano questi tre bambini tagliati a pezzi. E San Nicola, con la benedizione, si dice che risuscitò questi tre bambini. E quindi da questa leggenda San Nicola è diventato il patrono, il protettore dei bambini, e soprattutto qui possiamo dire un aspetto anche abbastanza serio, è che davvero San Nicola è protettore dei bambini abusati, dei bambini che vivono situazioni di pericolo. Don Mimmo, tra le varie cose, ovviamente la festa non è solo luci e colori, ma è anche preghiera. Preghiera che è iniziata ieri sera con una veglia proprio nella basilica alle tue spalle, che ha dato un po', come hai detto tu, inizio a queste celebrazioni. I baresi non hanno dormito di fatto per stringersi attorno al santo. Assolutamente, perché si attende questa festa come appunto un precetto natalizio. E permettetemi, San Nicola, possiamo dire che questi giorni stiamo sentendo nelle letture, siamo nel tempo di Avvento, e le letture ci parlano di cieli nuovi e terra nuova, che il Signore renderà giustizia ai poveri, agli abbandonati, agli orfani, alle vedove. Ebbene, San Nicola possiamo dire che è anche un santo dell'Avvento, perché San Nicola ci ha creduto a tutto questo ed è stato lui per primo colui che si è reso vicino alle categorie più appesantite dalla sofferenza, alle categorie più disagiate. Allora, Don Mimmo, rimani con noi, perché noi vogliamo continuare a vivere la festa di San Nicola con te e naturalmente con tutti i baresi. Io ritorno di là. Vai, Antonella, pure. Perché ci avviciniamo piano piano al Natale, ma oggi è già il 6, allora continuiamo a fare festa per San Nicola con Don Mimmo Minafra, che è collegato con noi da Bari. Don Mimmo, eccoci qua. È un giorno di festa, l'abbiamo detto, è un giorno che ci avvicina al Natale e sarà anche una giornata di festa lì a Bari, con tanto vento tra l'altro. Eh sì, è una giornata di festa, eh sì, un vento freddo direi, però non fa niente, c'è l'aria natalizia che riscalda. Tra l'altro a Bari è oggi che si inizia a preparare il presepe, tanto è vero che questa sera durante la processione con l'immagine del santo, come succede sempre, tutte le case della parte antica di Bari sono tutte aperte per far vedere il loro presepe, quasi che San Nicola passa a benedire i tesori più belli di ogni casa, che è appunto il segno della natività. Don Mimmo, noi non abbiamo detto ancora perché San Nicola è celebrato a Bari, anche perché non nasce a Bari, e soprattutto per chi è un po' addentro come i nostri telespettatori sanno che ci sono due feste, quella dei baresi, ovvero quella di maggio, e quella di dicembre. Questo ci riporta all'unione di San Nicola, che, come abbiamo detto, non nasce a Bari ma arriva a Bari proprio per la festa di maggio. Ci racconti un po' la storia di San Nicola? Sì, San Nicola nasce a Patara, stiamo parlando della Cilicia, siamo nella zona proprio della Turchia. San Nicola praticamente si trova a Bari perché era già conosciuto, perché nella liturgia era già invocato, pregato. Poi succede che il 9 maggio del 1087 arrivano a Bari le reliquie del santo grazie ad una spedizione di 62 marinai guidata dall'abate Elia, perché a Bari c'era un'abbazia, e quindi è qui praticamente che sono arrivate le ossa del santo, per cui a maggio si celebra la festa della traslazione delle reliquie del santo. A dicembre si festeggia il transito di San Nicola, perché secondo la tradizione, ecco, si celebra il momento in cui è nato al cielo San Nicola. E quindi questa data di dicembre, proprio perché precede la festa del Natale, ha reso San Nicola ancora più famoso come Santa Claus, proprio per questa felice coincidenza. Ci sono delle tradizioni che ci stai raccontando riguardano sia la festa
della giornata di oggi, che è la festa di maggio. E allora, all'interno di quelle tradizioni, noi vogliamo entrare più a fondo con questo servizio. Dopo 2 anni veramente aspettavamo tutti questa liberazione, questo momento di eccellenza per tutti, no? Lo invochiamo, lo sentiamo amico, specialmente i marinai sono sempre devotissimi al santo. È un richiamo da tutte le parti che vengono a lodarlo, questo santo. È amato da tutti. L'aspettiamo tutti i paesi questa festa. La gente un po' ha bisogno, ma un po' ha bisogno di fede. Noi andiamo dal 48 che abbiamo aperto, mio nonno, mio padre, e io dall'età dei 9 anni sto qua. Questa è una zona, diciamo, tipica di Bari Vecchio, che si entra proprio nel centro storico. Il pane di San Nicola nasce con l'inizio del corteo storico che inizia nel 1951 con l'arrivo a Bari nuovamente dei domenicani. Ecco, i baresi, i domenicani, davano loro questo pane che veniva fatta come una ghirlanda di pane che poi serviva per il ritorno, il rientro, ed era il pane di San Nicola. Quando poi ritornavano, nei luoghi dove soggiornavano, quindi in campagna, dove dormivano, addirittura sfrantumavano proprio un panino di San Nicola e lo buttavano nella terra, nel terreno, quasi come ringraziamento. Davano più importanza alle tradizioni. Si prepara i piselli con i carciofi, perché ognuno preparava questo piatto, così quando tornavano, che andavano a vedere l'imbarco del santo al mare, trovavano già prontato questo piatto con molta... cioè non era un'abbondanza di carne, era molto povero ma gustoso. Adesso no, si cambia, fanno tanti altri tipi di menù. Molti magari ricordano, specialmente quest'anno che è stato di domenica, è stato più un pranzo domenicale, braciolo, orecchietto. Questa è quella barese che si fa con le due dita e si chiama strascinata perché viene strascinata sul tavoliere. Questa è quella pugliese che tutta la Puglia le fa in questo modo. Io voglio molto che San Nicola, dell'Oriente e Occidente, metta un po' di pace. Quello è importante. E la cosa che chiediamo è veramente di donare la pace. E viva San Nicola! Don Mimmo, abbiamo voluto in qualche modo rivivere anche la festa di maggio proprio perché le due feste non possono prescindere, come i due volti di San Nicola, Oriente ed Occidente, che si mettono insieme per la pace. Tra l'altro abbiamo sentito anche nel servizio, la signora di Bari Vecchia diceva proprio che possa portare la pace questo santo che unisce due mondi diversi. Sì. Sì, San Nicola davvero in questo momento è il segno di chi si impegna per vivere la pace. Un santo che dall'Oriente viene in Occidente e diventa punto di congiunzione. E mai come in questo Natale abbiamo davvero bisogno di rivolgerci a lui perché ci possa essere pace in tutto il mondo. La statura di questi santi, di santi che magari hanno vissuto tanto, tantissimo tempo fa, si riconosce anche in quello, di riuscire a essere, nonostante la loro vita sia conclusa tanto tempo fa, riescono a essere attuali e contemporanei in ogni momento, in ogni epoca, ogni anno che si festeggia. San Nicola ha qualcosa da dire alla gente per quello che riguarda il periodo in cui la gente sta vivendo. Ma io dico sempre che chi ama è sempre attuale, perché l'amore non muore mai, l'amore vero è immortale. E quindi San Nicola ha incarnato la tenerezza, l'amore misericordioso di Dio attraverso gesti concreti. E questa concretezza ancora oggi è presente in mezzo a noi, perché se noi amiamo questo santo, questo nostro padre nella fede, è proprio perché è stato un uomo che ha reso concreto il messaggio evangelico. Una concretezza che tra l'altro tu vivi ogni anno, l'abbiamo detto prima nel collegamento di prima, l'abbiamo detto che tu vesti proprio la statua di San Nicola ed è un legame veramente intimo quello che tu hai, nel senso che proprio tante persone ti conosciamo, abbiamo imparato a conoscerti, ti affidano le loro preghiere e io immagino, conoscendoti, che tu in quel momento le porti a lui.
Guarda, Antonella, Giacomo, è la mia consegna non solo alla città, ma a tutto il mondo, perché qui davvero vengono da tutto il mondo. E se vi posso far sorridere, guardate, un giorno stavo davanti alla statua di San Nicola, che lo stavo per svestire, c'era il sacrestano e c'era una persona che era venuta appositamente per vivere quel momento. A un certo punto io, quando mi sono messo davanti alla statua di San Nicola, ho abbracciato il volto e ho iniziato a dargli tanti baci. Allora il sacrestano quasi quasi si voleva giustificare dicendo scusatelo, questo è il momento di amore di Don Mimmo con San Nicola. Quindi... Don Mimmo, allora noi ti ringraziamo perché hai preso anche tantissimo freddo, credo, stamattina, ma avevi la bellezza di stare vicino a un santo che riesce a dare le parole e a scaldare i cuori anche nell'inverno dell'anima. Don Mimmo, grazie da parte nostra e siamo un po' lì con te. Grazie. Grazie a voi e spero di vedervi presto e vi faccio gli auguri così, guardate. Che bello! Ma che bello! Grazie! Don Mimmo, grazie, grazie per questo momento. Noi facciamo anche un applauso. Heidi Zampognari. E a tutta Bari che festeggia San Nicola. Ciao Don Mimmo, ci vediamo presto, un sì, bacio. Anche perché mi sa che torna prima di Natale per una novena insieme con Don Mimmo, quindi insieme.